Al lago di Como, Nicolò, a modo suo, inizia ad alzare la posta in palio. Mademoiselle, prego, da questa parte. No, mi sa che il mio è questo. Non fare il furbo. Ci vediamo dopo. Un appuntamento, uno deve, insomma, deve giocarsi il tutto per tutto. La prima impressione è quella che conta, quindi ho voluto fare una bella impressione. Sai che mi hai reso contentissimo venendo qua con me? Sì. Ma se ci fermassimo un weekend? Un weekend? Vediamo se te lo meriti. Una ragazza per piacermi, mi deve sempre avere la risposta pronta. Ma spiegami una cosa, come mai un bel biondino come te non ha una ragazza? È una bella domanda. Diciamo che non vado con la prima che capita. Se voglio una storia seria, seleziono. Oppure se è uno complicato mi devo preoccupare. No, non mi ritengo complicato. Vedremo. Tu sei complicata? Ah, io assolutamente no, come mi vedi solo. Dobbiamo avere un rapporto alla pari, a livello caratteriale, a livello di personalità. Però deve avere carattere e poi deve essere bella. Senti, ma a Milano che locali frequenti? In realtà sai, non sono una gran festaiola perché studio parecchio. No, però non mi puoi dire che non vai a fare serata ogni tanto. Ogni tanto. La ragazza che voglio deve amare la discoteca perché fa parte un po' della mia vita, è la mia valvola di sfogo. Senti, il prossimo weekend? Il prossimo weekend vado a Cuba, parto con le mie amiche. Come mai Cuba? Era un viaggio che volevo fare da un po'. Io volevo invitarti a Nizza a casa mia. Puoi venire sempre tra due settimane o quando torni. Ci sentiamo. Perché no? Farò da cicerone, io conosco tutta la Costa Azzurra perché ci ho vissuto, quindi ti porterò in qualche bel localino, in qualche bel ristorante. Quindi parli francese? Parlo anche francese. Ah sì? Nella mia villa invito anche molte ragazze. È una villa abbastanza suggestiva, quindi colpisce subito. Per rimorchiare diciamo che è uno strumento utilissimo. Ho preparato una sorpresa, te l'ho detto prima. Sì, ma dove mi porti? Adesso lo scoprirai. Sono curiosissima. Dai, vieni con me. Allora, dov'è che mi stai portando? Adesso vedrai. Senti, terra, acqua, aria o fuoco? Secondo te cosa ho scelto? Secondo me è fuoco. E invece no. Ho scelto l'acqua per calmare i tuoi bollenti spiriti. Oh. Vieni. Vedrai. Avanti, dritta. Ho prenotato una suite a tema acqua. Lei, appena siamo entrati, è rimasta stupita. Senti, ma ti va un drink? Hai pensato proprio a tutto, eh? Certo, eh. Prego, mademoiselle. È vero che tu parli francese. Alla a nostra. Noi. Abbiamo fatto, insomma, tutto quello che si fa in una spa. E lì si va per rilassarsi, è molto romantico come posto, quindi è azzeccato per un appuntamento. Certo che qua sei proprio di casa, ma quante ragazze ci hai già portato prima di me? E tu sei la prima? Sì, in questa suite e nelle altre. Ma ti pare che io sono un ragazzo così? Io sono una persona seria. Però non me la racconti giusta, sai? Cerco di essere fedele, lo sono stato in alcune relazioni, in altre non lo sono stato, però anche l'età conta molto. Cavolo. Nella jacuzzi all'interno della suite, la complicità aumenta. Per Nicolò è il momento della sosta aperitivo. Adesso ti voglio portare in un posto. Che posto è? Si chiama Predore. Quando vengo qua sul lago di Iseo è una tappa obbligatoria, è il mio posto preferito. Dai. Così ci facciamo un aperitivo, va bene? Perfetto, dai, allora ti lascio il spazio. Volevo un po' fregarla, le ho detto che volevo portarla a fare un aperitivo. Lei si aspettava che avremmo attraccato poi in un paese dall'altra parte del lago. Dovevamo andare a fare lì l'aperitivo? No, lo facciamo in barca. Davvero? Guarda, che bella sorpresa! Ho preparato il cesto. Invece una certa ho tirato il freno a mano e ho tirato fuori la boccia di champagne. A cosa vuoi brindare? Dai, brindiamo a noi. Ai nostri progetti. Esatto.
e ai tuoi bellissimi occhi. Eravamo sul lago di Iseo, su riva, champagne in mano. Vieni qua. C'era tutta la situazione, insomma, per far scattare un bacio, e quel bacio finalmente c'è stato. Nicolò è nella sua villa di Nizza, dove si sta godendo una fortuna che arriva da lontano. A Nizza ho una villa che mio padre ha preso 10 anni fa. È la mia seconda casa. Lì mi trovo bene perché stacco totalmente da quello che è l'ambiente di Milano, perché è comunque una villa nel verde, anche se è vicino al mare. E lì mi rilasso e faccio tanto sport, faccio tanto nuoto, perché abbiamo anche la piscina, è pure riscaldata, quindi lo posso fare tutto l'anno. Poi ho anche il mio cane, i miei 5 gatti, quindi sto anche con i miei animali. Quella villa io la vivo veramente come paradiso terrestre, come una dimensione alternativa allo stress che ti crea Milano. Beh, Nicolò Ferrari è un ragazzo fortunato, nasco in una famiglia fortunata. Il mio benessere deriva da un caso fortuito e raro, nel senso che mio nonno era appena stato licenziato, senza lavoro, senza soldi. Lui giocava al totocalcio e un giorno è riuscito a vincere una grossa somma di denaro, con cui poi mio nonno insieme a mia nonna hanno aperto l'azienda di famiglia. Hanno iniziato con un capannone, pochi dipendenti, e da lì a poco l'azienda ha iniziato a espandersi, e poi mio padre ha fatto, diciamo, l'ingrandimento, l'espansione finale, perché adesso l'azienda di mio padre è diventata veramente una macchina importante. All'interno della boutique Nicolò sta cercando gli abbinamenti giusti. L'abbigliamento ideale per fare colpo, la camicia, secondo me. Camicia e anche giacca sopra. È una camicia di cotone. Sì, ok. Che è un slim fit. Perfetto, a me piace il slim fit. O se no, bello. Sono belle entrambe, sono diverse, perché hanno questa qua, questa lavorazione che a me personalmente piace molto. Questo è un po' il mio stile, cerco di vestirmi così, poi mi vesto anche in t-shirt, dipende cosa devo fare. Faccio vedere le pochette. Allora, a questo punto io direi questa qua su quello blu, e poi sull'abito verde dici questa qui? No, sull'abito verde io dico questa. Sì. Avrei detto quella sull'abito blu. Per lo shopping spendo abbastanza, posso arrivare anche a 5.000 euro in un giorno. Poi quando vado a comprare con mio padre spendo anche di più, perché paga direttamente lui, quindi non mi pongo limiti. Mi alleno quasi sempre con la mia personal trainer, purtroppo lei è fidanzata, quindi non ci posso provare. E tu invece? Fidanzata? Io sono fidanzate? Diciamo che non ho una relazione stabile, non riesco a trovare la ragazza che fa breccia. Ti piace? Sì. Dipende da quello che vuoi. Sì, ma poi forse non mi sento pronto nemmeno io, capito? È un po' anche la mia psicologa, parliamo insomma della nostra quotidianità, anche lei mi dà consigli. Oggi lavoriamo qua in saletta, sempre in allenamento. Ok. L'unica cosa è che oggi non andiamo a tempo, andiamo a ripetizione. Va bene. Sei pronto? Vado. Quando vado in palestra mi riservo sempre una saletta in cui posso fare il mio allenamento in maniera tranquilla con la mia personal trainer. Con altre persone attorno non mi troverei bene. Mi piace stare nella mia intimità, perché mi concentro anche di più. Quando vado sto un paio d'ore. Nella mia palestra c'è anche la sauna, il bagno turco, l'hammam. Quindi magari faccio l'allenamento e poi vado a farmi la sauna. Ma con Nicolò?
Non posso raccontarti. Che cazzo è? È top secret, segreto di stato? Sai che è mio amico, gli voglio bene. Sì. Abbiamo legato un sacco da dopo di casa. Te lo tratto bene, lo giuro. Nicola è il mio compagno di avventura. Nicola è quello con cui ho legato in assoluto di più. È un ragazzo d'oro, buonissimo. Allora, Nick, passami la carne e le verdure. Ma è pulito il barbecue? Sì, sì, col calore si disinfetta tutto. No, puliscilo un altro po', dai, Farid. Pulisco un altro po'. Farid seguiva il barbecue. Ho affidato tutto il barbecue a lui perché io non so cucinare. La vera riccanza è poter cucinare per la vera riccanza è andare al ristorante e non prendersi l'epatite C. No. Cioè, siamo una ciabatta di Gandhi quella bistecca se non la giri. Come la ciabatta un attimo. Comunque. Girala. Allora, fai una cosa, allora, queste due qua. Sì. Posso? Cosa? Ti faccio un marchio di riconoscimento così so che sono mie. Ma dai! Ma dai! Siamo del vino, no? Ma che vino? Ma occhio che l'hai fatto tutto! Vabbè, facciamo, quella è la mia, quella è la mia, quella col vino è la mia. Sì, metti la T, sì, fai la T. Qua non è. La mia la T. Ovviamente si sono messi gli uomini a fare queste robe qui, perché figurati se io mi mettevo a girare le bistecchine. È così il dento, la bionda rapisce, la mora colpisce e la filippina pulisce. Gira la zucchina. È un attimo. Tu mi hai mangiato una roba al barbecue che non è sbruciacchiata. Io non ho mai fatto un barbecue nella mia vita. Le mani sono unte. Sei fidanzata tu? No. Ma ti vedo così inebriata. Qualche storiella ce l'ha. Ma cosa dici? Qualche storiella c'è sempre. Con Anna comunque ho parlato, chiarito la situazione, perciò alla fine ci siamo divertiti assieme come sempre. Voglio bene a Crystal, non lo so, nonostante tutto io gli voglio bene. E sono una cretina che gli continua a voler bene. E basta, tutto qua. Viva Farid. Eccoli. Abbiamo cibo. È buona? Cioè, ho pesce stasera. È vero? Qua ci sfottono, ma quando noi porteremo i soldi in casa, cucineremo e stireremo. Ma i soldi sono già in casa. Abbiamo mangiato, abbiamo chiacchierato, ci siamo ritrovati. Era una situazione, insomma, perfetta, secondo me. Io vado ragazzi, di salamella come mio hashtag. Quelle anch'io, dai, vai. La Fongaro apre la bottiglia. Ce la fa? Ma le salsicce? Sono qua. Ah no, aspetta, sono. No, no! Amore, però lasci un po'. Ora, hai benedetto la casa! E niente, ci siamo divertiti, è stato bello, abbiamo passato un momento di quelli. Un momento vero, cioè di ragazzi giovani che hanno voglia di stare e condividere del tempo insieme. Non c'è cantare che tenga il panino con la salamella, ragazzi, è una roba, come direbbe Elettra, salamella, cipolla, tanta roba, no? Ma un po' di musica, metti un po' di reggaeton! È stata una serata che si è chiusa in bellezza. Mancava Elettra, cavolo, ma ne faremo altre. E la prossima la organizzo io. È bello riuscire a organizzare delle robe così, sì, dove ci ritroviamo ogni tanto, fare due cavolate. Ma ne faremo altre. Dobbiamo farlo più spesso, vero? Facciamo una foto tutti insieme. Esatto, vai. Posta la sfida. Ragazzi, siete cheese al 3, 1, 2, 3. Ricasa! Era da un po' che non ci vedevamo tutti e vedersi a Nizza in un contesto diverso dal solito, devo dire che è stato piacevole.